L'allenatore goriziano Paolo Camossi, che ha plasmato il neolimpionico Marcel Jacobs, ci mostra la medaglia d'oro. Ripercorre la preparazione tra Gorizia, Paderno e Palmanova. Il capoluogo isontino conferirà a loro il sigillo della città. Il governatore concorda con Draghi misure in base all'evoluzione della pandemia e alla tenuta delle ospedalizzazioni. Oggi 22 contagi e 3 ricoveri in più. Sul fronte vaccini l'adesione al 70% in Friuli Venezia Giulia. È scomparso stamattina nella sua casa di Udine Sergio Gervasutti, il giornalista aveva 83 anni, cresciuto tra Piccolo e Gazzettino, è stato direttore del Messaggero Veneto dal 92 al 2000, rivoluzionando il quotidiano. Supera i 10 milioni di euro lo stanziamento della regione per il comune di Udine, si interverrà per la ristrutturazione della scuola Dante, la demolizione dell'ex caserma Piave, la riqualificazione dell'area, il secondo lotto di Viale Venezia. Nessun allarmismo per la sconfitta con il Lens, che è già rodato per il campionato. Da domani pure Molina e Strüger in gruppo, Marino e Campoccia ospiti stasera al Tonight. Buona serata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. Avete visto dai titoli e l'abbiamo ascoltato live alle 16. L'allenatore della nuova medaglia d'oro dei 100 metri trionfatore domenica a Tokyo, Marcel Jacobs, il suo allenatore Paolo Camossi, è stato protagonista e ci ha raccontato questa grandissima emozione. Perché? Perché gran parte della crescita dell'atleta è avvenuta proprio qui in Friuli, tra Gorizia, Paderno e Palmanova, e ci ha mostrato anche davanti alla sua camera la medaglia d'oro conquistata ieri dall'atleta italiano. Allora andiamo ad ascoltare un passaggio dell'intervista che abbiamo realizzato proprio con Camossi. Grazie mille innanzitutto di avermi invitato, mi fa veramente veramente molto piacere. È un onore per noi, ma avete realizzato che cosa avete fatto ieri? Siete riusciti a rendervi conto? Sono sincero, no. Oggi però l'inno un pochettino è stato significativo, ha creato un po' di commozione più che di emozione, una commozione abbastanza forte. mi portano questa. Mamma mia! Mi portano questa che bellissimo. Avevo quasi paura a vederla. Sì, è qualcosa di fantastico, sono onesto, è un'emozione talmente forte che non riesce a esplodere, dà solamente tanta serenità e pace, sono sincero. Io quello che provo è tanta serenità, di aver fatto un lavoro buono che ha portato a un grande risultato. Non c'è l'euforia da chissà che cosa, da scendere in piazza a saltare, perlomeno per noi. Oggi lo diceva anche Marcel, senti, ma cosa senti? E lui mi ha detto... niente, che ho fatto le cose fatte bene, quindi c'è una forma di serenità, grande serenità. Questa grande medaglia porta grande serenità. Sì, la nostra collaborazione è proprio nata, come hai detto tu, nel 2015. Marcel ha fatto questo primo grande passo nel scegliere la sua vita ed è venuto a Gorizia. È stato a Gorizia più o meno due anni e mezzo, lì eravamo prettamente dei saltatori, per poi passare a saltatori veloci, e poi abbiamo fatto questa scelta di andare a Roma per il clima e per tante altre motivazioni. Però sì, Marcel ha frequentato i campi di Gorizia ogni giorno, ha gareggiato sia a Udine che a Palmanova, sicuramente un legame c'è, tant'è che prima delle Olimpiadi ha detto magari un periodo andremo a farlo ogni tanto di allenamento su in Friuli, perché ha dei bei ricordi, quindi... ben volentieri. Poi magari appena rifanno la pista, speriamo che lo facciano presto, la pista di Gorizia verremo volentieri. Si potrebbe pensare a un Jacobs che guarderà anche ai 200 in un futuro? Sì, non svegliamo troppi programmi. Okay. L'idea è sicuramente di fare una o due uscite, ma così, come gare secche, sicuramente non come... pianificazione di una stagione con turni o roba del genere, assolutamente no, non è il momento ancora. Quando lo riporterai in Friuli? Non lo so, adesso finiamo questa stagione, poi come hai detto tu un meritato riposo, perché è stato un 2021 pazzesco, bellissimo, pieno di soddisfazioni,
e poi si ricomincerà a lavorare. Se ci sarà la possibilità, più che volentieri. Ed ora siamo pronti a collegarci in esterna con il nostro Poma, Alessandro Pomarè, che si trova proprio su quel campo di atletica di Gorizia dove è cresciuto Jacobs. A te la linea, Poma, buona serata. Buonasera Davide, buonasera a tutti i nostri telespettatori di Udinese TV. In questo momento mi trovo a Gorizia, sono nel campo sportivo Ernesto Fabretto, dove si è allenato tra il 2015 e il 2018 l'italiano più veloce al mondo, proprio Marcel Jacobs, insieme al suo allenatore Camossi, che ci hanno regalato forti emozioni proprio ieri. E insomma, qui a Gorizia si respira un'aria veramente pazzesca, ricordando che il sindaco Ziberna darà il sigillo ufficiale della città proprio a questi due supereroi. Ricordiamo che questa sera, durante Udinese Tonight Estate, insieme a Giorgia Bortolossi e a tutti i suoi ospiti, parleremo di calciomercato, parleremo di stadio, di tifosi e parleremo anche di questi due ragazzi d'oro che ci hanno regalato forti emozioni proprio ieri a Tokyo. E tra poco faremo vedere anche una bellissima intervista fatta dalla nostra Monica Nardini insieme al presidente dell'Atletica Gorizia. A voi studio. Il commento non può essere altro che di entusiasmo, naturalmente, di entusiasmo perché questo traguardo sembrava irraggiungibile fino a poco tempo fa e soprattutto perché è il frutto di un lavoro paziente, costante e direi anche caparbio, perché ha visto Marcel Jacobs superare numerosi infortuni. Cosa che lo ha portato a optare per la velocità dopo che aveva esordito nell'atletica come saltatore in lungo con prestazioni eccezionali, tanto che facevano presagire che si sarebbe dedicato a quella disciplina. E così abbiamo assistito a una trasformazione giorno per giorno, che abbiamo constatato con i nostri occhi di appassionati e che ci ha fatto conoscere anche oltre che l'atleta, anche l'uomo, che è altrettanto eccezionale di quello che è la dimensione sua di atleta. Appunto, dietro a un grande campione ci sta anche un grande preparatore, si è parlato molto ovviamente del ruolo avuto anche dal goriziano Paolo Camossi, che lei conosce molto bene. Paolo Camossi è anche un amico che data da ancora più lunga data, allievo a sua volta di Giancarlo Medesani, goriziano, responsabile per anni delle prove multiple a livello nazionale, è recentemente scomparso. Credo ci sia un fil rouge che lega questi tecnici che nascono prima come atleti a Gorizia ed è una piazza Gorizia che ha tanto dato all'atletica e che vorrebbe dare tante ancora in futuro perché potremmo disporre, speriamo, a breve di una pista rinnovata al posto di quella che oggi impedisce di organizzare gare ed eventi sportivi nella nostra città. Siamo in attesa da anni di questo rifacimento e purtroppo dobbiamo dire che anche tra le cause che hanno costretto ad emigrare Camossi e Jacobs da Gorizia era proprio l'inadeguatezza della pista a ospitare atleti di così importanza e così delicati, diciamo, nella loro fase di preparazione. Chiudiamo la pagina dedicata alle Olimpiadi con l'aggiornamento del medagliere perché oggi è arrivato un nuovo argento per l'Italia, l'ha conquistato Vanessa Ferrari nella prova di corpo libero di ginnastica con l'oro vinto dall'americana Kerry. Ottima prestazione anche per il friulano Jonathan Milan che ha fatto parte della squadra di ciclismo su pista che si è piazzata al secondo posto nelle qualificazioni. Domani sfiderà in semifinale la Nuova Zelanda. Torneremo a parlare di sport in chiusura di Udinese in particolare. Ora invece apriamo la pagina dedicata all'emergenza sanitaria nel nostro paese perché c'è un ulteriore aggiornamento rispetto alla situazione del hackeraggio che ha subito il sistema della Regione Lazio con il governatore Zingaretti che dice offensiva informatica più grave mai avvenuta nel paese. Ci sarebbe stata anche una richiesta di riscatto in Bitcoin, ma lo stesso Zingaretti ha dichiarato di non cedere a ricatti. Della questione ha parlato oggi anche il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga, che poi è tornato anche sul tema del Green Pass e delle vaccinazioni per le scuole. Ascoltiamo. Beh, non c'è dubbio che noi nel paese, devo dire anche in Europa, abbiamo una debolezza dal punto di vista della sicurezza informatica. Per questo non a caso il governo creerà un'agenzia ad hoc
ma è chiaro che su questo serve, non soltanto per quanto riguarda il Covid, ma pensiamo i dati di persone, di aziende ed altro che sono gestite da sistemi informatici, ormai tutto va su quel canale, la sicurezza informatica oggi sta dentro pienamente alla sicurezza di un paese. Penso che serva equilibrio in questo momento, penso che serva tenere insieme le istituzioni e le comunità, perché questa battaglia la si vince insieme. Per questo la conferenza delle regioni aveva proposto un percorso, diciamo, dove il Green Pass permetteva la riapertura di quello che era chiuso, ed era un percorso dal mio punto di vista poteva garantire meglio anche la tenuta del sistema. Cosa voglio dire? Prendiamo misure specifiche, che le misure specifiche non è semplicemente l'obbligo. Noi per esempio stiamo avendo buon riscontro con campagne di formazione, sensibilizzazione e di coinvolgimento dei cittadini. Lavoriamo su quello, cioè non si può saltare quel passaggio e andare direttamente all'obbligo. Cioè, voglio dire, vediamo che effetto ha, vediamo come possiamo lavorarci. Certo. Io sono convinto che tutto il personale scolastico abbia un grande senso di responsabilità, da me l'ho visto. Metterlo in ipotesi, mi auguro che non avvenga metterlo in ipotesi, ma quello che noi dobbiamo tenere, come dicevo, sono le ospedalizzazioni. Le misure devono essere considerate rispetto alla situazione che il paese vive o che può vivere. E ovviamente noi dobbiamo intervenire preventivamente, ma senza creare un allarmismo a priori, ma senza ovviamente nemmeno tenere, non considerare la situazione che potrebbe peggiorare. È quell'equilibrio di cui parlavo prima. Posizione estremista dentro una pandemia mi sembra assolutamente fuori luogo. La pandemia non si può ideologizzare, non si può politicizzare. E i numeri di oggi in Friuli Venezia Giulia vedono mantenersi comunque bassi i dati dei ricoveri ospedalieri, c'è stata una crescita di 3 unità nei reparti ordinari, sono 19 attualmente quelli attivi, 3 rimangono le terapie intensive. Ci sono stati 22 contagi, ma a fronte di 1565 tamponi effettuati, un rapporto dello 0,7%, non ci sono state vittime, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 690. A livello italiano oggi ci sono stati 3.190 positivi al coronavirus, questo secondo i dati comunicati poco fa dal Ministero della Salute, sono invece 20 le vittime in un giorno. Per quanto riguarda il tema del Green Pass, che ha affrontato anche Fedriga, noi oggi siamo andati a chiedere al rappresentante della Confesercenti come si stiano preparando bar e ristoranti per l'introduzione di questo certificato verde a partire dal 6 di agosto. Adesso che le cose stavano ingranando bene, che i turisti finalmente si vedono, che la gente ha ripreso a consumare volentieri e a frequentare i locali, c'è quest'altra botta in testa di nuovo per i piccoli esercizi, per i ristoranti, per le osterie del Green Pass, e questo ci crea notevoli problemi. Chiariamo che sarà obbligatorio, sarà richiesto a chi consumerà al tavolo all'interno dei locali. Sì, questo significa però che i locali che non hanno lo spazio esterno e che quindi fanno solamente il servizio all'interno, verranno ovviamente penalizzati. Non sarà coinvolto chi consumerà al bancone? No, al banco si può consumare senza nessuna restrizione di nessun tipo. Questa è un'ulteriore contraddizione, perché quello che crea maggiormente problemi per chi ha attività di pubblico esercizio è quando le regole non sono chiare, non sono intuitive. Fino a poco tempo fa si favoriva il consumo al tavolo il consumo al banco rispetto al tavolo, adesso viceversa, al banco si può consumare tranquillamente, mentre chi è seduto al tavolo deve rispettare delle regole più stringenti. Chi dal 6 agosto, da venerdì, controllerà dunque? Sì, questo è un grande punto di domanda, come sempre succede quando cambiano le regole, ci vuole un periodo di assestamento. Noi speriamo, siamo convinti che soprattutto i primi giorni ci sarà un atteggiamento sì di controllo, ma abbastanza tranquillo e sereno, senza multare chi magari non riesce ad essere perfettamente in regola, perché non è facile immaginare la gestione di questo problema all'interno dei pubblici esercizi, è veramente difficile e complicato per gli operatori. Lei adesso stava accennando ai controlli delle forze dell'ordine, ma all'interno appunto dei pubblici esercizi il controllo del Green Pass spetta ai gestori titolari. Dovrebbe essere così, quindi trasformare chi solitamente fa l'accoglienza ai clienti e cerca di servirli nel modo più professionale, no? E metterli a proprio agio, dover fare i controllori diventa veramente un problema proprio di ruolo, non è il nostro ruolo.
Il tema delle scuole, ora un mese e mezzo dall'inizio del nuovo anno scolastico, il Comitato Priorità alla Scuola ha fatto partire oggi le prime diffide legali per chiedere che il governo di Mario Draghi, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, le regioni e gli enti locali si attivino per apprestare tutti gli strumenti organizzativi necessari al corretto inizio e lo svolgimento in presenza al 100% dell'attività scolastica. In caso contrario, dicono, saranno tenute a rispondere in ogni sede giudiziale, civile e penale. Il Comitato era nato in diverse regioni italiane, tra cui il Friuli Venezia Giulia nel periodo della pandemia e appunto ha rilanciato questa petizione in tutto il paese. Ora ci concentriamo sul tema delle vaccinazioni e dei vaccini in particolare, perché Pfizer e Moderna hanno aumentato i loro prezzi dei vaccini concessi all'Unione Europea e andiamo a fare anche il quadro della situazione e di quello che potrà accadere. L'Europa, alle prese con la ripresa dei contagi spinti dalla variante Delta e l'ipotesi di dover ricorrere anche a una terza dose sul modello adottato da Israele, che domenica ha iniziato a vaccinare gli over 60 con il booster, rischia di dover fare i conti con un aumento del prezzo dei vaccini per il Covid. Le voci che circolavano da mesi sembrano infatti confermate dal Financial Times, che, riuscendo a vedere alcune parti dei nuovi contratti di Pfizer e Moderna per le prossime forniture all'Unione Europea di 2,1 miliardi di dosi entro il 2023, ha confermato che il prezzo è schizzato. Un aumento che va oltre il ritocco all'insù. Il nuovo costo di una dose Pfizer, riporta il Financial Times, è di 19,50 euro, 4 euro in più rispetto ai 15,50 euro della precedente fornitura. Per Moderna il tariffario sale invece a 25,50 dollari a dose dai 22,60 dollari del precedente accordo, ma meno dei 28,50 iniziali previsti grazie a un ampliamento dell'ordinativo da parte di Bruxelles. Illustrando l'ultima trimestrale, l'amministratore delegato di Pfizer ha spiegato che i prezzi dei vaccini per i paesi ad alto reddito sono paragonabili, mentre per i paesi a reddito medio e basso sono decisamente inferiori. Ed ora i dati aggiornati di oggi rispetto alla campagna di somministrazione nazionale: sono 68.916.000 le dosi utilizzate, per 32.676.000 italiani completamente immunizzati, il 60,5% della popolazione over 12. In Friuli Venezia Giulia abbiamo toccato quota 1.352.000 dosi utilizzate, il 93,4% di quella a disposizione. E coloro che sono in età vaccinabile, quindi dai 12 anni in su, e che hanno già aderito alla campagna, sono il 70% della popolazione residente, valore che sale all'80% se si prende in considerazione la fascia di età over 60. Il vice governatore Riccardi, con i dati comunque leggermente al di sotto di 5-6 punti rispetto alla media nazionale. Riccardi, che oggi ha firmato, dopo un dialogo con le sigle sindacali e le dirigenze delle aziende sanitarie, un nuovo adeguamento rispetto al contratto delle professioni sanitarie. Complessivamente si andranno ad impegnare 2,7 milioni di euro che vanno ad incrementare il fondo contrattuale del disagio e della retribuzione di posizione. Cambiamo argomento. Mondo del giornalismo in lutto oggi per la scomparsa di Sergio Gervasutti, direttore di numerosi giornali. Dal 92 al 2000 è stato a capo del Messaggero Veneto, il servizio. Lutto nel mondo del giornalismo. Questa mattina si è spento all'età di 83 anni Sergio Gervasutti. Una lunga carriera nella carta stampata, iniziata da giovanissimo come cronista sulle pagine prima del Piccolo e poi col Gazzettino, del quale ha diretto tutte le redazioni trivenete e quella romana, e poi con il Messaggero Veneto, che diresse dal 92 al 2000. Nel suo lungo percorso è stato anche alla guida del settimanale Il Friuli. Apprezzato commentatore, aveva percorso tutte le tappe di una carriera di oltre mezzo secolo: corrispondente, redattore, capocronista, vice direttore e direttore, e adesso apprezzato editorialista. Fuori dal Friuli Venezia Giulia si era occupato anche di dirigere il giornale di Vicenza e la provincia di Como. Pochi giorni fa era mancato anche il fratello Luigi, giornalista e direttore di importanti testate. Nato a Palmanova, Gervasutti è sempre stato legato al Friuli e, oltre alla famiglia, aveva alcune passioni legate al territorio, gli alpini e l'udinese in primis. Alla famiglia e ai tre figli, Ario, Cecilia e Luca, va tutta la vicinanza della redazione di Udinese TV.
Ancora a cronaca, dopo una settimana sono ancora senza esito le ricerche del 55enne residente a Grado, domiciliato da diverse settimane in provincia di Nuoro, in Sardegna, disperso dal 25 luglio nel supramonte di Baunei, nella provincia dell'Ogliastra. Secondo quanto si è appreso, l'uomo era arrivato in Sardegna per iniziare un lavoro nella marina di Arbatax, ma lunedì scorso i colleghi, non vedendolo arrivare al porto, avevano lanciato l'allarme. Stanno proseguendo le ricerche da parte del soccorso alpino e dei vigili del fuoco. Ad Aquileia invece stamattina c'è stato un investimento lungo via Giulia Augusta, l'automobilista che ha urtato un uomo si è fermato, poi sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'elicottero e hanno trasferito l'uomo ferito all'ospedale di Cattinara a Trieste. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Veniamo ad occuparci ora delle novità che attendono Udine, perché sfonda la soglia dei 10 milioni di euro lo stanziamento che la Regione ha previsto per la città e questi soldi verranno utilizzati per 6 milioni per la ristrutturazione della scuola Dante, 2 milioni e mezzo per la demolizione della caserma Piave e la riqualificazione dell'area, 1 milione 630 mila euro per il secondo lotto di Viale Venezia. Di questi argomenti, ma non solo, ha parlato il sindaco Fontanini nel corso di un sopralluogo oggi pomeriggio all'ex caserma Osop. Ma abbiamo finito le demolizioni, come vedete dietro di me ci sono ancora cumulo di materiale che verrà macinato, perché gran parte, anzi tutto quello che è stato demolito e recuperato per fare sottofondo. Adesso sono iniziati anche i lavori di ricostruzione, questo edificio di fronte a me, siamo già partiti con i lavori di ristrutturazione, è un edificio che verrà recuperato al grezzo da parte del comune, è dato poi in concessione per 30 anni a Confartigianato, che realizzerà all'interno dei laboratori e anche delle abitazioni. In più, in questa superficie libera davanti a noi verrà realizzato gli appartamenti dell'housing sociale, saranno più di 70 appartamenti, alcuni verranno posti in vendita, altri in affitto, per agevolare le giovani coppie ad avere delle abitazioni qui nella zona est della città a tassi, anzi a canoni agevolati, per poter venire a abitare in quest'area. Sarà un piccolo villaggio all'interno della città di Udine. Ecco, notizia di oggi è anche l'investimento da parte della Regione per altri cantieri nella nostra città, anche qui ex caserme e poi scuole. Sì, è l'ex caserma Piave dove dobbiamo realizzare il bosco urbano. Quella è una caserma problematica, dovremo fare una bonifica importante con la demolizione degli edifici e lì invece di abitazioni metteremo del verde. Verde importante per la qualità dell'ambiente, per la qualità dell'aria nella città di Udine. Sindaco, e invece per quel che riguarda la Cavarzerani, a che punto è il progetto? La Cavarzerani non è un progetto del Comune, è un progetto del Demanio, quindi dello Stato. Loro ce l'hanno presentato, però dipende da loro la realizzazione. Lì verrà realizzata la nuova questura, verrà realizzato anche uno spazio verde molto importante a favore dei cittadini. Io alcuni mesi fa che ho sentito i responsabili mi avevano assicurato che avevano parte dei fondi disponibili e quindi sarebbero iniziati i lavori. Adesso non conosco i tempi di questa realizzazione. A proposito dell'ex caserma Osop e dell'area circostante, con il vice sindaco Michelini ci siamo fatti spiegare dunque come si trasformerà l'intero territorio. Questa diventerà appunto una cittadella nella città. I muri e perimetrali sono stati tutti abbattuti e quindi c'è il collegamento diretto con le strade. C'è la viabilità interna che un po' alla volta dopo la bonifica bellica verrà completata. Ci sono le aree sportive. 3 esterne e 2 interne. Quelle esterne sono il campo di pallavolo, di pallacanestro, di tennis. Quelle interne invece c'è la creazione qui nelle mie spalle di un edificio con 2 palestre che saranno adibite a società sportive, pattinaggio o judo o altre attività del genere. Un altro a fianco che garantirà altre attrezzature sportive. Il verde. C'è il recupero completo di tutti gli alberi secolari che sono all'interno di questa area perimetrale all'inizio dell'entrata, che è abbastanza importante perché è molto estesa. Più ci sono altre aiuole, chiamiamolo così, io le chiamo aree verdi, che vengono recuperate per collegare i vari edifici. Fra un anno e mezzo contiamo di aver terminato completamente, quindi di dare alla città questa parte importante.
Conto alla rovescia a Trieste per il G20 Innovazione e Ricerca. Il 5-6 agosto la città accoglierà tantissime delegazioni internazionali e proprio per garantire la sicurezza in città sono attesi circa 400 rinforzi delle varie forze dell'ordine, specialisti e reparti di ordine pubblico che andranno a implementare il dispositivo garantito dalle forze territoriali. A differenza di quanto era stato previsto in occasione di importanti vertici passati, non si istituiranno zone rosse interdette alla circolazione anche pedonale, ma saranno predisposte delle limitazioni temporanee durante il transito dei cortei delle personalità. In particolare alcuni disagi potranno verificarsi dal pomeriggio del 3 agosto lungo le rive e nei pressi degli alberghi che ospiteranno le delegazioni dei paesi partecipanti. Inoltre sarà vietato accedere nelle giornate del 5 e 6 agosto all'interno del Porto Vecchio, in particolare nel magazzino 28, questo per le disposizioni della questura. Riapriamo ora la pagina sportiva come preannunciato e ci occupiamo di Udinese. Nessun allarmismo per quanto riguarda le due sconfitte consecutive nelle amichevoli contro lo Sturm Graz e Lens, è solo calcio estivo e quindi il risultato non conta. Conta però continuare a migliorare la condizione atletica e per farlo ci sono ancora due settimane prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia. Il quadro della situazione nel servizio a firma di Alessandro Surza. Non è facile gestire le emozioni e rimanere calmi dopo due sconfitte in pochi giorni. Nonostante queste sconfitte siano arrivate in gare amichevoli, non è facile, eppure è quello che deve fare l'Udinese, a partire dalla società, passando per mister, staff e giocatori, fino ad arrivare ai tifosi. Bisogna avere fiducia e avere anche la lucidità di analizzare correttamente la situazione. Non si vogliono cercare alibi, ma è chiaro che alcune giustificazioni ci sono, e come innanzitutto si è scelto di affrontare squadre forti e soprattutto già pronte atleticamente per l'inizio dei rispettivi campionati, e in un momento come questo, con le gambe pesanti dopo i carichi di lavoro svolti in ritiro, due settimane in più o in meno di allenamenti fanno tutta la differenza del mondo. È chiaro che alcuni errori sono stati commessi e non si può imputare tutto alle gambe imballate, ma bisogna anche essere equilibrati nei giudizi. Gli errori fatti andranno analizzati e corretti, e queste amichevoli servono proprio a far emergere le difficoltà per poi lavorarci su e correggere quello che è andato storto. Giocare contro avversari inesistenti avrebbe portato vittorie a dir poco inutili. Il calcio d'agosto genera illusioni e depressioni alla velocità della luce, per questo i giudizi devono essere rimandati. Anche l'Inter ha faticato con lo Zurigo, la Roma non trova la via del gol, il Bologna è stato battuto nettamente dal Borussia Dortmund. In questo periodo quindi viene privilegiata la preparazione, non il risultato. Senza dimenticare poi che la squadra era priva di elementi importanti, mancavano Larsen, Molina, Deulofeu e Becao, e poi il mercato deve ancora regalare a Gotti i sostituti di De Paul e Bonifazi, che arriveranno ma che a Lens ovviamente non c'erano. Gotti fa bene ad andare avanti per la sua strada, e grazie a queste amichevoli che si capisce dove bisogna intervenire. E dopo i due giorni di riposo domani ripartirà la preparazione, e oltre ai nazionali Molina e Larsen si unirà al gruppo anche Palumbo, che era out per una forte contusione alla coscia. Infine l'Udinese sta lavorando per organizzare due amichevoli prima del primo impegno ufficiale, una contro un avversario di spessore che potrebbe essere l'Empoli e una contro un avversario più morbido per dare spazio a chi ha giocato meno. E come ci aveva preannunciato il Poma, di questi e di tanti altri argomenti si occuperà come al solito stasera in prima serata Udinese Tonight con Giorgia Bortolossi. Ospiti della puntata, tra gli altri, ci saranno il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino e il vicepresidente Campoccia, reduce dall'impegno di oggi in Lega per il futuro dei diritti televisivi. Tanti argomenti dunque, puntata da non perdere. L'informazione invece su Udinese TV proseguirà alle 20.30 con il TG Veneto, alle 22.30 ci ritroveremo con il TG Notte. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti.